popoli. E che si morti fame sempre. Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita del campionato regionale Under 19. Sono di fronte il Borgo Grecanico e la Polisportiva Meretese. Passo a leggervi le formazioni che sono già in campo agli ordini del signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria. Borgo Grecanico, do tutti la lista così come mi è stata consegnata: Tringale, Laganà, Violi, Iamonte, Cilione, Idrisu, Adam, Mangiola, Neri, Pangallo, Romeo, Suraci, Tringali, Verduce, Ruiz, Zerbi, Bagania e Obin. Polisportiva Meritese, Manti, Sclavari, Meduri, Marrari, Borruto, Aziz, Abdesabeur, Gurner, Barreca, Said, Mohamed, Surfaro, Licordari, Politano, Asni, Salvatore, Moan, Benedetto, Toscano, Vatalà, Manganaro e Serci. La formazione della Polisportiva Meritese, casacca a scacchi, pantaloncini e calzettoni bianchi alla destra dei nostri teleschermi, mentre il Borgo ovviamente alla sinistra, casacca canarina, pantaloncini e calzettoni neri. Un minuto nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo è sempre 0-0, si tratta di una stracittadina, derby infuocato tra due squadre che militano nel campionato di prima categoria e di seconda. Manovra la formazione della Meritese. Si ostacolano a vicenda due compagni, arpiona un buon pallone Obinna ma poi lo perde, c'è un cross in avanti, intercetta con tutta calma la difesa, viene chiamato in causa il portiere che di sinistro spedisce il pallone verso la zona centrale del campo. Manovra ancora la Meritese, casacca a scacchi, il lancio di Said, non si chiude il triangolo, palla in avanti che supera la linea centrale del campo, 2 minuti e 16, sempre 0-0, attenzione, al momento di entrare in aria il capocannoniere del campionato di prima categoria per quanto riguarda il Borgo Grecanico, Obinna, con 4 centri stagionali,
viene atterrato. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Meduri Alessandro, della sezione di Reggio Calabria, a favore della formazione di mister Enzo Napoli. Arretra il baricentro la formazione di mister Pasquale, di mister Giuseppe Macheda. Calcio piazzato per la formazione borghigiana. Fischio arbitrale. Parte la sciabolata. La barriera aveva accorciato tra le proteste dei giocatori canarini. Al fischio arbitrale ha accorciato, ma c'è stato un tiro in diagonale che ha superato compagni e avversari, anche il portiere alla porta, nulla di fatto. 3:45, 0-0 al Mauro Simone di Melito Porto Salvo nella seconda giornata del campionato regionale Under 19. C'è un lancio in avanti verso la zona di centrocampo. C'è un duello spalla a spalla, alla peggio il giocatore borghigiano, ma l'arbitro lo gratifica assegnandogli un calcio piazzato già battuto. Si aiuta come può, e cioè in maniera irregolare a parere dell'arbitro, già battuta. Obinna, subito rinvenuto da un paio di avversari, può partire il contropiede. Sono i minuti iniziali, i minuti di studio. Si parte da un 5-4-1 e 4-4-2 per quanto riguarda l'assetto tattico delle formazioni. Squadre che si stanno studiando. Alla ricerca del pertugio giusto, mette a terra Scapari, è l'ultimo a toccare e quindi la rimessa sarà a favore della formazione borghigiana già battuta. Viene affrontato in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Romeo, con il numero 3 Mangiola, e anche il capitano della formazione canarina. Parte la sua sciabolata in diagonale, ha già intercettato la difesa melitese e stavolta il calcio piazzato è a favore della formazione con la maglia a scacchi bianca e rossa. Sei minuti e 30 nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre il risultato ad occhiali, vale a dire Borgo Grecanico 0, Polisportiva Melitese 0. Siamo nel campionato Under 19 Calabria. Non riesce ad addomesticare questo pallone è sempre 0-0 dopo 7 minuti al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Borgo Grecanico. Attenzione, tiro, palo, incredibile ma vero.
brividi e suspense dopo 7:50. L'arbitro non assegna nemmeno il calcio d'angolo. Semplice rimessa al fondo campo a parere dell'arbitro. Noi avevamo visto diversamente, ma la nostra parola conta meno di niente. Conta invece quella del direttore di gara, che ha optato per la semplice rimessa al fondo campo già battuta. C'è un lancio verso Binna, scatto di Obinna fra due avversari, viene stretto in sandwich, palla in fallo laterale, ci ha battuto ancora lui, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla, cerca di andarsene sul suo storio di destra, ma viene affrontato in maniera rude, comunque irregolare a parere dell'arbitro, e col motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara. Cerca di impostare la manovra, un tema offensivo, questi è Meduri, cerca di andarsene, perde palla, ancora Meduri, va in slalom, due o tre avversari, si chiude la cerniera, ma conquista la Melitese, un calcio piazzato, sulla linea di battuta c'è Mohamed Said, tutto è quasi pronto, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross, che si infrange contro la barriera corallina, palla in avanti, Obinna, si produce in uno scatto palla che rimane lì, l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Melitese, rimessa già battuta, Obinna conquista una rimessa, ancora lui, entrano in due con successo, può partire il contropiede, Cincischia, l'ultimo a toccare è stato un giocatore melitese, rimessa laterale già battuta in direzione di Obinna, ancora Mangiola, attenzione, porta sguarnita, non mette fallo, Violi, e l'arbitro decreta un calcio piazzato a favore della Melitese. Tutto questo dopo 12 minuti nella prima frazione di gioco a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, risultato inalterato rispetto al precedente flash, e cioè Borgo Greganico 0, Polisportiva Melitese 0. Siamo nel campionato Under 19, Meduri cerca di andarsene, viene ostacolato in maniera rude e irregolare, tutto regolare invece per l'arbitro, si può proseguire. Ancora Meduri, cerca di andarsene, Drissu,
fra due o tre avversari, il quarto lo stende, calcio piazzato per il Borgo. Siamo a una quarantina di metri rispetto alla porta difesa da Manti. Minuti e 15 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, è sempre 0-0. C'è ora un calcio piazzato a favore della formazione borghigiana. Sulla linea di battuta c'è Mangiola, capitano della formazione canarina, che con il suo piattone sinistro cercherà di scodellare al centro area per una possibile incornata. Da parte degli attaccanti ha già liberato la difesa di Collopiede in avanti. A buon gioco la difesa borghigiana. Era Iamonte che proponeva l'ennesimo tema offensivo dei padroni di casa. Si fa per dire, tutte e due sono padroni di casa. Calcio d'angolo per la formazione canarina. 14:46, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo fra Borgo Greganico e Polisportiva Meritese. Grappolo di uomini in aria, arrivano le torri, spiove il cross, supera tutti compagni e avversari, palla in palo laterale dalla parte opposta. L'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare una rimessa già battuta. Palla verso Romeo, entra in area, cross sotto porta, svirgola un difensore, va in presa aerea Manti, appoggia lateralmente a Meduri e Meduri cerca di mettere in movimento sul settore di destra. Surfaro, questo è Borruto, scodella al centro area, si scatafaccia in orizzontale Tringali, riesce ad addomesticare questo pallone che era stato appena spizzicato da un difensore, colpisce Meduri, palla in avanti verso Licordari alla sinistra, spostata a destra, questi è Meduri. Ancora Meduri, palla in profondità, intendeva servire Surfaro che si era decentrato, svanisce l'opportunità per la formazione meritese di sfruttare l'ennesimo tema offensivo. Cerca di andarsene Obinna, Integli scivolato, riesce il difensore esterno
a mettere il pallone in fallo laterale. Saranno quindi i borghigiani a rimettere lateralmente all'altezza della tre quarti. Spiove il pallone recuperato dal collaboratore di linea. Si gioca ping pong. Romeo non aggancia. Intanto arrivano le prime indicazioni da parte della panchina. Palla in avanti verso Binna. È una partita molto veloce. Non c'è un calcio champagne effervescente e spumeggiante, ma è abbastanza piacevole, molto valida sotto il profilo agonistico. Si gioca su ogni palla praticamente. Intanto c'è un cartellino giallo per proteste, probabile Said Mohamed. Prima ammonizione del match, probabilmente per proteste, inflitta a Said Mohamed. Punizione per la Meretese all'altezza del vertice destro dell'area di rigore. Va a contare i passi l'arbitro e stavolta, se non sono 9 metri, poco manca. Vedremo se la barriera andrà ad accorciare. Infatti è un vizietto comune. A tutto detrimento dello spettacolo, ovviamente, perché l'arbitro a termine del regolamento dovrebbe sanzionare e far ripetere il calcio piazzato. Il lancio di Mangiola. Attenzione, fa veramente la barba al palo, shampoo, sapone, pressione e capelli questo tiro d'esterno destro. Grossa occasione per la formazione borghigiana. Il tiro di Idrisu Adam. Cerca di andarsene era Surfaro. L'arbitro indica che la rimessa laterale deve essere battuta da Meduri. Romeo perde palla.
entra in tackle scivolato e alla meglio guadagna addirittura una rimessa laterale all'altezza della tre quarti. 22 minuti e 50 nel primo tempo, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Polo Sportivo Melitese e Borgo Grecanico, due squadre tutte e due di merito che partecipano, il Borgo al campionato di prima categoria e la Polo Sportivo Melitese in quello di seconda categoria. Ci sono anche squadre del campionato di promozione e di eccellenza. Conquista una rimessa laterale alla formazione canarina. Quando sono passati 23 minuti e 40 secondi al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo non è successo proprio niente, tranne quel brivido che vi abbiamo descritto qualche minuto fa, scoccato da Adam Idrissu, un esterno destro sul quale il portiere sembrava essere sulla traiettoria. Palla in zona morta dove non ci sono compagni ma avversari: Scapari, Meduri, Marrari, Borruto e Aziz Abdesabeur. Schiaccia l'acceleratore ora verso Idrissu, Obinna, ma al tiro smorzato in qualche maniera, arriva quasi spento tra le braccia di Manti che mette in movimento il solito Meduri sulla fascia di sinistra. Ancora Meduri, questa volta ha commesso fallo a parere dell'arbitro e sanziona il direttore di gara con un calcio piazzato sulla linea di battuta, il solito Mangiola, capitano della formazione di mister Enzo Napoli. Grappoli di uomini in aria, parte il cross, urlo tarzanino da parte di Gabriele Manti, fa sua la sfera, osserva il piazzamento dei compagni e quindi di quello piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, viene cinturato all'altezza del cerchio del centrocampo e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della Melitese. 26 minuti e 5 secondi, 0-0 al Maro Simone, il torrente che dà il nome alla località e talvolta anche allo stadio, sebbene il campo sportivo sia intitolato, come tutti sanno, al presidente scomparso Saverio Spinella, presidente della Nuova Melito. Si sposta il baricentro dalla parte opposta, attacca ora la formazione melitese, 21 giocatori nella metà campo avversaria. Arriva con una frazione di ritardo Said, a buon gioco il portiere, il pallone rimane lì. Meduri. Ancora Meduri. Obinna viene caricato irregolarmente, a parere dell'arbitro, punizione per il Borgo Grecanico. L'arbitro si deve allacciare le cinture di sicurezza. Si può riprendere. Partita regolare, il fair play
e il Galateo regnano sovrani. Fino a questo momento non si segnalano episodi, o tranne un cartellino giallo, è finito sulla blacklist Said Mohamed. C'è un lancio sulla tre quarti, un colpo di testa da parte di un difensore, anche un secondo. Cerca di infilarsi in un corridoio, circondato da due o tre avversari, finisce col perdere palla. Non è del tutto convinto il difensore, è irremovibile però nella sua decisione l'arbitro. Punizione concessa e battuta, Meduri in avanti. Said. Ha già liberato la difesa meletese. Said. Non si chiude il triangolo, esce palla al piede e Mangiola la perde, la riconquista però Viamonte. Romeo, il lancio di Romeo, tutto regolare per l'arbitro. Sempre rimessa dal fondo campo, rimessa dal fondo campo. Mezz'ora nel primo tempo, sempre 0-0 a Saverio Spinella di merito Porto Salvo nel campionato di Under 19. Senza Moviola non si veniva nulla, nulla che non succedeva. Verso Binna, entra in area, ha il problema di girarsi, cross al centro. Attenzione, attacca la Meritese, viene mandato gamba all'aria e per questo si beccherà un cartellino giallo, infatti, per Iamonte. Anche lui finito sulla blacklist. Fallo tattico necessario, anzi direi indispensabile, per impedire all'attaccante di presentarsi da solo davanti a Tringali. E Said, l'incaricato di trasformare questo calcio piazzato dal limite, Said Mohamed. E questa volta ce la sentiamo di affermare che la distanza sia giusta, 9 metri e rotti centimetri. Fischio arbitrale, parte il tiro, c'è una deviazione, attenzione, c'è una posizione di offside, non sappiamo se fischiata al primo o al secondo giocatore che si erano presentati da soli davanti a Tringali. Grosso pericolo, grossa occasione per la formazione meritese dopo 32 minuti nel primo tempo. Meritese dunque vicina al gol del vantaggio. Romeo, perde palla Obinna, viene mandato gamba all'aria, lo sgusciante Marrari, anzi si trattava di Barreca. Questi è Borruto con questo lancio al centro area, si snoda la manovra borghigiana con un lancio verso Idrissu,
3 contro 2. Romeo va al tiro. Non sono molto convinti i giocatori di casa, si fa per dire, tutti e due sono di casa. Sul fischio arbitrale la posizione era sembrata regolare, comunque scattato sul filo del fuorigioco, l'arbitro ha optato per la sanzione per l'assegnazione di un calcio piazzato già battuto ma da distanza irregolare, questa volta è giusta. Meduri, sciabolata in avanti, attenzione, deve uscire il portiere e con la punta del piede sventa la minaccia mandando il pallone in palla laterale, ma saranno sempre i meritesi a rimettere. Un tiro cross, finisce a terra al centro area, tutto regolare, un giocatore della meritese, si può proseguire. Un lancio in avanti, Idrissu, Adam, attenzione ancora Romeo verso Binna, un tacco meraviglioso non sfruttato però dagli attaccanti. Un bel gesto tecnico da parte del fuoriclasse Romeo. Ancora meritesi in avanti, va al dribbling Said, cross sotto porta, tutto regolare per l'arbitro, deve uscire Tringali, agguanta e di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Cerca di addomesticarla senza successo il centrocampista meritese. Idrissu verso Binna, ma l'arbitro fischia il cambio. ...35 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0... nel derby del Maro Simone o del Tuccio tra Borgo Grecanico e Polisportiva Meritese. Siamo nel campionato Under 19 Calabria. L'arbitro vede un tocco di mano, da parte di un giocatore canarino, e decreta un calcio piazzato a favore della Meritese, 21 giocatori nella metà campo avversaria, si sposta il baricentro, Meritese alla ricerca del gol con questo lancio in profondità. Un colpo di testa da parte di Iamonte e la palla finisce in fallo laterale. Palla spazzata fuori aria. Un colpo di testa di Iamonte verso Romeo. Si incunea Meduri. L'arbitro assegna un calcio piazzato dal limite sulla linea di battuta, il solito Said. Fitta barriera davanti a Tringali, fischio arbitrale, parte il tiro cross che supera la trasversale di un paio di metri, nulla di fatto. 37 minuti e 36 secondi nel primo tempo a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, non è cambiato nulla.
risultato iniziale 0-0. Ci crede ora la Meletese, si spinge con tutti gli organici, clamoroso errore, che per poco non portava al patatrac. Meduri avanza, palla al piede, non aggancia stavolta. Surfaro. Idrissu va al dribbling, vincente, supera 1-2-3 avversari, non il quarto che lo stende, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, chiede di poter rientrare sul terreno di gioco Obin. No, 39 minuti e 27 secondi, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Borgo Grecanico e Polisportiva Meletese. Stavolta il baricentro si sposta dalla parte opposta, 21 giocatori nella metà campo della Meletese, parte da lontano il sinistro di Mangiola e l'arbitro stavolta fa rettificare. Fa ribattere. C'è anche il cartellino giallo, potrebbe essere stato combinato a Marrari. Sono tre quindi cartellini combinati in questa gara, Said Mohamed e Marrari per la Polisportiva Meletese, Iamonte per il Borgo Grecanico. I minuti 40 e 45 secondi, il risultato 0-0, punizione per il Borgo Grecanico. Parte la sciabolata, scivola, tiro da dimenticare, minuti e 26 secondi, sempre 0-0. Non si è visto granché nel corso dei primi 45 minuti, una partita avara di soddisfazioni, una partita taccagna e spilorcia per quanto riguarda i brividi, le suspense e le emozioni. Questi è Idrissu verso Binna, gamba tesa, e l'arbitro comanda la ripresa del gioco con un calcio piazzato a favore della formazione canarina. Punizione ancora per la formazione canarina o borghigiana, il solito
Maggiola, si sistema con cura il pallone in posizione centrale ma molto distante, saranno più di 35 metri, parte il tiro cross, tutto da dimenticare, pallone che finisce nel parcheggio. Come i precedenti, nulla di fatto, l'arbitro controlla il cronometro, 43-16 secondi, mancano circa 2 minuti più recupero alla fine del primo tempo, è quasi il momento di tracciare un sommario bilancio. Per quanto riguarda il primo tempo non si è visto granché, le squadre molto abbottonate, molto prudenti, hanno badato di più a erigere una barriera corallina, una muraglia cinese, un bunker di Berlino o un muro di Berlino, piuttosto che lanciarsi in attacchi forsennati e scomposti alla ricerca del gol. Idrissu perde palla, contropiede, attenzione, questa volta sull'elenco finisce, se non andiamo errati, Mangiola, quindi 4 ammoniti, 2 per parte, ma è una partita abbastanza regolare, senza un minuto, dice l'arbitro, alla fine del primo tempo. Spiove un cross, palla inseguita ma vanamente da un difensore del Borgo, si trattava di Zerbi, Said semina il panico, entra in area, semina 3-4 avversari come Birilli, non ottiene effetto alcuno, però la sua incursione, si accompagna il pallone in fallo laterale o Binna, si porta il pallone oltre la linea laterale, ultimi istanti, l'arbitro ha già il fischietto in bocca e proprio in questo momento decreta la fine delle ostilità. Per quanto riguarda la prima frazione di gioco, le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0, ha diretto il signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria, vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.